Stephanie è una bambina di 9 anni, che per qualche motivo è stata abbandonata dai suoi genitori. Vive a casa sua tutta sola e si prende cura di se stessa. Il suo unico amico è il peluche di una tartaruga, che lei chiama Francis. Una giornata normale per Stephanie consiste nel guardare i cartoni animati, suonare il piano, preparare frullati per se stessa e trascorrere del tempo con la tartaruga Francis. Un giorno, quando Stephanie accende la televisione, i notiziari trasmettono le miserabili condizioni del mondo, dove alcune forze soprannaturali stanno seminando il caos in diversi paesi. Dicono anche che è stata dichiarata una rigorosa quarantena, e alle persone è chiesto di rimanere all'interno delle loro case. Tuttavia, Stephanie non presta attenzione a tali questioni e cambia semplicemente canale per guardare i cartoni animati. Essendo una bambina di 9 anni, è goffa in tutto ciò che fa e spesso fa un pasticcio a casa. Tuttavia, è comunque contenta e felice di vivere da sola, senza i suoi genitori. Lo stesso giorno, mentre Stephanie sta preparando un frullato in cucina, sente un rumore improvviso proveniente dal piano di sopra. Spaventata, la bambina si precipita lì, solo per trovare una palla che cade come se qualcuno la invitasse a giocare. Senza sapere chi è la persona, Stephanie gli urla contro e torna in cucina. Sfortunatamente, lì, calpesta un pezzo di vetro rotto, che la fa urlare di dolore. Poiché non c'è nessuno che si prenda cura di lei, si riprende rapidamente e zoppica al piano di sopra, dove prende un kit di pronto soccorso e si prende cura della sua ferita. Più tardi la sera, Stephanie prepara la cena e la serve su piatti per 4 persone, 2 per i suoi genitori e gli altri 2 per suo fratello e lei stessa. Lei si lava poi i denti e dorme, dopo aver letto una fiaba al suo peluche Francis. La mattina dopo, Stephanie mette Francis a terra e lo esorta a giocare a nascondino. Va quindi direttamente in una stanza e si nasconde all'interno di una tenda improvvisata. Là, mentre sta guardando un album di foto di famiglia, Stephanie sente il suono di una creatura pericolosa proveniente da fuori casa. Terrorizzata, chiude la bocca e fa del suo meglio per stare zitta. Il mostro si precipita vicino a Stephanie, ma se ne va quando non vede nessuno. Dopo un po', Stephanie esce lentamente dalla sua tenda e si avvicina alla finestra per dare un'occhiata alla creatura. Purtroppo non vede nessuno, e deduce che la creatura è fuggita nei boschi vicini. Dice quindi a Francis che al mostro non piacciono i rumori, quindi dovrebbero rimanere in silenzio. Nel pomeriggio, mentre Stephanie sta giocando a calcio con Francis, nota il suo coniglio domestico, Mr. Hopper, che saltella per il giardino. Si scopre che in qualche modo è riuscito a uscire dalla sua gabbia. Stephanie chiede al signor Hopper di aspettare un po' e si precipita in cucina per preparargli del cibo. Dopo qualche tempo, torna con una ciotola piena di salsa di pomodoro. Cerca quindi di attirare il signor Hopper all'interno, ma fallisce mentre il coniglio salta verso il bosco. In seguito, quando Stephanie si lava i denti di notte, l'elettricità si interrompe improvvisamente facendola spaventare. Si precipita quindi nella stanza di suo fratello Paul e gli tiene la mano. Stranamente, la mano sembra pallida e debole, come se fosse già morto. Quando però Stephanie esorta Paul a proteggerla, la sua mano si muove lentamente, implicando che una forza soprannaturale la sta controllando. Di notte, sente un forte colpo vicino alla finestra, che la spaventa a morte. Lentamente e con cautela va a controllare, e trova sangue dappertutto. La bambina segue il sentiero e trova il suo coniglio domestico, Mr. Hopper, gravemente ferito e sanguinante sul tavolo. Infuriata, entra nella stanza di Paul e lo incolpa per la morte del coniglio e la partenza dei loro genitori. Prende quindi una mazza da baseball e inizia a colpire il suo corpo, che giace sul letto. Per questo motivo, il telo che copre il capo di Paul scivola, rivelando il suo volto decomposto. La notte seguente piove, e la corrente si interrompe nuovamente. Stephanie va nel seminterrato per prendere delle candele e mentre è lì, nota che la lavatrice trema violentemente come se qualcuno fosse intrappolato dentro. Spaventata, corre dritta alla sua tenda improvvisata e dorme. A notte fonda, Stephanie sente qualcuno che apre la porta. Scende le scale per controllare, e vede dell'acqua ovunque sul pavimento e presume che qualcuno sia riuscito a intrufolarsi all'interno della casa. Quando cade un fulmine, vediamo chiaramente che qualcuno è in piedi dietro la sua schiena. Spaventata, Stephanie va in bagno e si chiude dentro. I passi iniziano ad avvicinarsi a lei, facendole chiudere la sua bocca con orrore. Con sua sorpresa, sono i suoi genitori, Eric e Jane, che sono tornati a farle visita. Dopo questo, la bambina si riunisce con i suoi genitori e dorme con loro. Il giorno successivo Jane si cambia vestiti davanti a Stephanie, supponendo che stia dormendo. Tuttavia si sbaglia, e la bambina è sveglia e fissa la madre da dietro. Stranamente, ci sono alcune cicatrici a punti sulla pancia di sua madre, cosa che fa paura alla bambina.
Più tardi, nota suo padre che trasporta travi di legno mentre cerca di preparare una recinzione attorno alla casa. Afferma che lo sta facendo per proteggere la casa dal mostro. Vedendo questo, Stephanie si precipita nella stanza di suo fratello, ma non trova il suo cadavere lì. Senza avvisare nessuno si incammina poi nel bosco alla ricerca di Paul, ma con suo sgomento scopre che i suoi genitori lo hanno già seppellito vicino al cortile. Arrabbiata, la bambina freneticamente cerca di estrarre il corpo con le mani, ma allo stesso tempo viene chiamata dai suoi genitori. Quando Stephanie torna a casa, sua madre Jane la esorta a non uscire mai dalla recinzione senza la loro autorizzazione. La bambina obbedisce, ma esprime il desiderio di riavere Paul in casa. La mattina dopo, mentre fa colazione, Stephanie chiede a sua madre perché l'ha lasciata da sola in casa. Jay risponde che non è stata una sua scelta, perché avevano pensato che anche Stephanie fosse stata catturata dal mostro. Sentendo questo, la bambina dice a sua madre che il mostro vive nei boschi e li attaccherà ogni volta che c'è caos o rumore all'interno della casa. Lei menziona anche che dovrebbero rimanere silenziosi e calmi quando il mostro entra in casa. Più tardi nella notte, il cadavere di Paul viene riportato dentro attraverso una finestra da una forza invisibile. Entrambi i genitori sono tristi di vedere questo, perché lo avevano appena seppellito con molte lacrime. Tuttavia, Stephanie reagisce normalmente come se nulla fosse successo. Durante la cena, chiede a Eric se il mostro ha riportato indietro suo fratello, ed Eric lo conferma. Le dice inoltre che il mostro la sta inseguendo e li seguirà ovunque vadano. Nella scena successiva, Stephanie entra di nascosto nella stanza della madre e trova numerosi articoli di giornali pubblicati su una bacheca, inclusi bambini piccoli come lei che commettono crimini efferati. Esamina un libro tenuto sul tavolo e scopre che Jane sta effettivamente provando a studiare la chirurgia cerebrale e le sue procedure. Mentre sta sfogliando altri articoli, Jane si precipita nella stanza, costringendo Stephanie a nascondersi sotto il tavolo. Jane sembra preoccupata e quando guarda le immagini del cervello perde la pazienza e le butta via. Successivamente, vediamo Stephanie che si sta rilassando nella vasca da bagno, quando Eric le si avvicina. Lui le dice che il mostro non è una forza esterna, ma solo il risultato dei suoi cattivi sentimenti. Ha quindi bisogno di controllarsi e cercare di non lasciare che i sentimenti negativi prendano il sopravvento su di lei. Stephanie accetta educatamente, ma in cambio chiede a suo padre perché è stata lasciata sola. Questo rende Eric emotivo e lentamente sussurra che aveva paura e non aveva idea di cosa fare per salvare la sua famiglia. Di notte, Stephanie scende le scale e sente i suoi genitori discutere dei modi per tenerla sotto controllo. Eric sembra positivo, credendo che Stephanie possa controllare le sue emozioni, mentre Jane la pensa diversamente. Suggerisce di eseguire un intervento al cervello, ma Eric si oppone, affermando che è un grosso rischio. Dice anche continuamente che non vuole perdere sua figlia. Stephanie, che sta sentendo tutto questo, non dice una parola e torna semplicemente nella sua stanza a dormire. Nel suo sogno, sente uno strano suono provenire dall'altro lato della porta d'ingresso. Lentamente, si dirige verso di essa e nota che è già aperta. All'improvviso, quando si avvicina alla porta, questa si chiude, facendola terrorizzare. Nonostante questo, apre lentamente la porta e trova il fantasma di suo padre dall'altra parte. Con questo, inizia a urlare e alla fine si sveglia dal suo incubo. Tuttavia, Stephanie non è ancora convinta che fosse solo la sua immaginazione. Scende quindi le scale e si ferma davanti alla stessa porta, ma proprio in quel momento arrivano i suoi genitori e la confortano. Stephanie dice a Eric di aver visto il mostro ucciderlo nel suo sogno, e non appena dice questo, la porta d'ingresso si apre all'improvviso e una forza paranormale invisibile trascina Eric fuori. Vedendo questo, Jane prende Stephanie e la porta in un nascondiglio all'interno di un armadio. Stephanie chiede a sua madre di rimanere calma e silenziosa, in modo che il mostro non li senta e torni. Dopo un po', tutto tace e Jane esce dall'armadio per dare un'occhiata. Quando non vede nulla conferma alla bambina che è tutto sotto controllo, ma sfortunatamente, quando chiede a Stephanie di accompagnarla, viene attirata dalla stessa forza invisibile. Spaventata, Stephanie corre nella sua stanza, afferra Francis e salta dalla finestra. Si ferisce nel processo, ma si rialza subito e cerca di salire una scala per tornare a casa. Eric e Jane cercano di fermarla ma inutilmente, poiché la forza invisibile, che sembra provenire dalla bambina stessa, continua a trascinarli indietro. Per fortuna, Jane usa le sue ultime forze e tira Stephanie giù dalla scala. Tuttavia, i loro guai sono tutt'altro che finiti. Mentre i genitori giacciono a terra, una strana creatura con i tentacoli cerca di attaccarli da tutti i lati. Jane ordina a sua figlia di fermarsi, ma la bambina ha così paura che non obbedisce. Prima che venga causato qualsiasi ulteriore danno, Jane tira fuori un fazzoletto con il cloroformio e lo mette sul viso di Steph, mettendola così a dormire.
Ora, con la creatura silenziata, la madre dice a Stephanie: sei tu il mostro. Il giorno successivo, Stephanie si sveglia e si scusa con i suoi genitori per essere scappata fuori casa senza il loro permesso. Eric la conforta e le rivela che ha un mostro dentro di lei che controlla le sue attività e la sua mente. Con l'aiuto di alcune sfere a pendolo, cerca poi di ipnotizzare Stephanie e le chiede cosa ha fatto a Paul. La piccola ragazza chiude gli occhi e rivela che mentre lei e Paul stavano intagliando zucche per Halloween, iniziò a prenderla in giro. Questo è il motivo per cui lo ha attaccato con tutte le sue braccia, cioè i tentacoli. Dicendo questo, inizia di nuovo a diventare violenta, ma Jane la calma con un'iniezione. In seguito, i genitori portano Stephanie in una sala operatoria e Jane procede ad aprirle la testa. Eric cerca di impedire a sua moglie di farlo, ma lei dice che è l'unico modo per tenerla in vita e al sicuro. Si scopre che vuole rimuovere il mostro eseguendo un intervento chirurgico al cervello. Sfortunatamente, poco prima che l'intervento possa iniziare, la bambina posseduta riprende conoscenza e distrugge l'intero laboratorio con i suoi poteri. Nella scena successiva, Eric sta guardando il telegiornale, che menziona che l'intervento medico condotto in tutto il mondo per curare i bambini come Stephanie è andato storto, e un gran numero di medici e infermieri sono stati uccisi nel processo. Nelle notizie, viene anche detto che la procedura medica era l'ultima speranza per trovare una cura. Ora che ha fallito, l'unica opzione rimasta è l'eutanasia dei bambini che soffrono di questa rara condizione. Al mattino, Stephanie si comporta come se niente fosse. Dall'altra parte, i genitori complottano per uccidere la figlia avvelenando la sua cioccolata calda. Eric chiede poi a Stephanie di accompagnarlo a fare una passeggiata nel bosco. Mentre il duo padre-figlia parla fuori, Stephanie si scusa con suo padre per averlo ferito. Eric è commosso dai commenti, ma dopo una breve pausa chiede alla figlia di bere la cioccolata calda. Tuttavia, prima che possa berla, il suo potere di telecinesi getta via la borraccia e la faccia inizia a diventare blu. Lei prova a controllarsi ma fallisce, costringendo Eric a prendere la sua pistola e spararle più volte. Dopo l'incidente, uno sconvolto Eric torna a casa, credendo che Stephanie sia morta. Piange profusamente ed esprime la sua colpa per quello che ha fatto. Tuttavia, il giorno successivo, quando procede a seppellire il corpo di Stephanie, la trova in piedi davanti alla porta sul retro. Uno sbalordito Eric cerca di reagire, ma Stephanie non gli dà alcuna possibilità e lo lancia in aria con il suo potere di telecinesi. Lei allora si dirige verso il bagno per trovare Jane e la porta al piano di sotto facendola sbattere senza pietà sui muri. In seguito, pugnala Eric con un coltello e rompe le ossa di Jane, uccidendoli all'istante e dicendo loro che non avrebbero mai dovuto tornare. Nell'ultima scena, distrugge l'intera casa con i suoi poteri di telecinesi, trascina i corpi dei suoi genitori all'aperto e li abbandona sulla tomba di Paul. Distrugge anche le altre proprietà del quartiere, dopo aver fatto cadere e aver calpestato la sua tartaruga giocattolo, presumibilmente per dimostrare di essere stata catturata dalla forza. Sembra che ora la sua ombra abbia dei tentacoli come un polpo gigante. Il film finisce mentre ci viene data una ripresa aerea dell'intera Terra, che è stata completamente devastata da incendi mortali. Ciò indica che molti altri bambini telecinetici sono vivi e vegeti. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!